Amici di Onda Brigante, siamo quasi in chiusura della nostra seconda puntata e per finire in bellezza non poteva mancare lo spazio dedicato al mondo dei segni zodiacali, degli ascendenti e discendenti. Vabbè, insomma, alla sublime arte della lettura delle stelle che brillano nel cielo, l'astrologia. Quindi è con immenso piacere che diamo nuovamente il benvenuto negli studi di Onda Brigante alla nostra indovina del cuore, Bice lo predice! Ciao, ciao a tutti amici e amiche di Onda Brigante, eccomi di nuovo qua tra di voi. In questo nuovo anno che secondo il calendario cinese è l'anno del topo. Dunque, i corpi celesti sono la causa di ciò che avviene in questo mondo, ma non tutti gli effetti che producono sono inevitabili. Solo che io di preciso non so bene quali siano quelli evitabili. Insomma, faccio un po' fatica a distinguerli, per cui nel dubbio resterei in campana se fossi in voi. Ma veniamo ai nostri amati segni zodiacali. Acquario. Il tuo oroscopo del giorno dice, parafrasando quello spot famoso di Mondial Casa, prepara la valigetta, Medjugorje ti aspetta. Pesci. È da quando siete tornati a lavoro che avete Giove in opposizione. Ma che cazzo gli avete fatto? Sono 3 giorni che provo a leggere il vostro oroscopo. L'altro ieri Plutone guardava Urano, ieri Urano guardava Plutone. Oggi Plutone dice a Urano, che hai da guardare? Oh, a proposito, vi ho detto che ho deciso di dedicarmi a un secondo lavoro? Ah, davvero? E sarebbe? Credo di essere portata per fare la stand-up comedian. Avete presente? Dai, quelli che fanno battute ironiche tutti ridono estasiati. Beh, sì, ma credo che ci voglia un bel po' di lavoro. Poi uno deve esserci anche portato. È esattamente quello che penso anche io. Guarda, più ci penso e più credo che sia la mia vera vocazione. Anche se il mio oroscopo stamattina diceva, guarda, lascia perdere. Se migliora qualcosa mi faccio sentire io. Comunque, volete un assaggio? Ma no, tranquilla, Bice. Magari un'altra volta. Allora vado, Pronti? Allora, una domenica mattina Marco vede il suo amico Fabio, appassionato pescatore, e gli chiede, oh Fabio, perché non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non avrei preso niente. E come fai a saperlo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci. E con questa perla di Bice, mentre vi starete tutti sganasciando dalle risate, vi saluto. Arrivederci cari amici, buona settimana e soprattutto ricordate, non importa di che segno siete, basta che non siete degli astronzi.